Cari bambini, eccoci al nostro appuntamento mensile con storie e cartoni TV. Per poter seguire meglio la cassetta e il giornalino, vi ricordiamo di voltare pagina al suono del campanello. Buon divertimento! Caro amico, il giudice Benjamin sta passeggiando nervosamente nella grande aula dove di solito emette le sue famose sentenze. No, non può sbagliare. Il libro segreto degli ignomi lo dice chiaramente. Il libro contiene tutta la saggezza del nostro popolo. Da un momento all'altro si metterà a piovere. Benjamin, ti stavamo cercando. Bene, eccomi qui. Ora mi avete trovato. Che cosa posso fare per voi? Abbiamo bisogno del tuo aiuto e anche quello di Giuliana. Bruna vuole organizzare una grande festa di primavera all'aperto e vogliamo sapere se ci darete una mano. Ve ne sarei molto grata, io e Ruggine non ce la faremo mai da soli. Ecco... Benjamin invita i suoi due amici a guardare fuori dalla finestra. Ma spiegati meglio, che succede? No, per il momento non sta succedendo nulla, ma presto succederà qualcosa. E succederà così in fretta che temo manderà a monte la vostra festa di primavera. Oh, scusa, Benjamin, non capisco. Ah, non vi venga in mente che non voglio aiutarvi. Lo farei più che volentieri, ma purtroppo con la pioggia non si possono dare le feste di primavera. Ma cosa dici, Benjamin? C'è un sole che spacca le pietre. Lo so, ma presto si metterà a piovere. E pioverà a catinelle. Benjamin, non fare l'uccello del malaugurio. Bruna, vedi anche tu che il bosco sta soffrendo per la grande siccità. E quindi ho preso le misure necessarie per fare in modo che piova. E tu, mio caro Ruggine, se fossi venuto ad assistere al processo di stamattina, sapresti benissimo perché dico che si metterà a piovere. Beh, sì, hai ragione, ma siccome era una giornata favolosa e Bruna mi ha chiesto di fare una passeggiata nel bosco, non potevo rifiutarmi, mi capisci, no? Anche se non ve lo meritate, vi racconterò in cosa consisteva il processo di stamani. L'udienza è aperta, la parola all'accusa.
Come potete vedere, vostro onore, la siccità ormai sta devastando il bosco. L'erba è secca e c'è il pericolo degli incendi. I fiori appassiscono, i fiumi sono quasi in secca e tutto per colpa delle rane. Silenzio! Silenzio! Proceda pure. Ora si mettono a gracidare a pieni polmoni, ma io però vi domando, vostro onore, che cosa hanno fatto in questi ultimi mesi? Ah, ve lo dirò io, non hanno cantato nemmeno una volta, sono diventate pigre. Eppure sappiamo tutti che nel libro degli gnomi c'è scritto che la pioggia è causata dal costante gracidare delle rane. Silenzio! È così che devono fare, vostro onore, continuare a gracidare finché non si mette a piovere. D'accordo, avvocato, il mio verdetto è il seguente. E così ho ordinato a tutte le rane del bosco di gracidare in continuazione finché non arriverà la pioggia. E solo allora potranno smettere di gracidare. Ecco perché vi ho detto che può mettersi a piovere da un momento all'altro. È da 6 ore che gracidano e anche se adesso il tempo è stupendo e il sole brilla nel cielo terso, fra poco compariranno le prime nuvole. Scusa se ti contraddico, Benjamin, ma mi sembra una teoria ben poco scientifica. Io non posso credere che siano le rane a provocare la pioggia. Abbi più rispetto, Ruggine, lo dice il libro segreto degli gnomi. Scusami, Benjamin, stavo scherzando, non volevo offenderti. D'accordo, vi aiuterò a preparare la festa, ma non ditemi che non vi avevo avvertito. Su, andiamo, Benjamin, dimentichiamoci della pioggia e vieni con noi nel bosco. Vogliamo mostrare il posto che abbiamo scelto per organizzare la festa. L'ha trovato, Bruna, è bellissimo. Sono certo che ti piacerà. È una radura stupenda. Ah, questi giovani, pensò Benjamin, sono sempre così scettici. Poco dopo... Avete ragione, è una favola qui intorno. Conosco i tuoi gusti e sapevo che ti sarebbe piaciuto. Pioverà. Quanto è simpatica quella rana. Visto? Stanno eseguendo i miei ordini e fra poco si metterà a piovere. È lì, vicino al ruscello. Adoro le rane, speriamo che continuino a cantare anche durante la festa. Sono contento di vedere che rispettano i miei ordini. Non capisco come mai avessero smesso di gracidare. Gli alberi, i fiori e tutto quanto stava morendo per mancanza d'acqua. Anch'io penso che pioverà, Benjamin. Oh? Appena finita la festa. Ruggine, se non ti conoscessi direi che sei un egoista che pensa solo a divertirsi. Ma il fatto è che sei un incosciente e non vedi i problemi che ti stanno intorno. Guarda quel fiume e guarda com'è secco. Andiamo. Era uno spettacolo desolante. Il fiume era quasi scomparso e i pesci saltellavano disperatamente in piccole pozze fangose. Poveri pesci, dovrebbe piovere proprio in questo momento. Ruggine, non possiamo lasciarli qui o moriranno. Dobbiamo portarli al fiume, anche se il livello si è abbassato paurosamente. Per favore, Ruggine, vai a casa e chiedi a mia sorella Giuliana di darti un vaso grande. Riempilo d'acqua e portalo qui immediatamente. Oh, è un'idea stupenda. Torno subito. Corri, Ruggine. Oh, state tranquilli, pesciolini, vi salveremo. Deve cominciare a piovere. Eh sì, altrimenti il bosco rischiava di morire. Giuliana, dove sei? Giuliana! Accidenti, non c'è. Non importa, troverò io qualcosa che faccia al caso nostro. Sì, questo servirà perfettamente. E col grande vaso Ruggine corse al fiume. Ormai sono allo stremo, povere creature. Forza, resistete, Ruggine sta per arrivare. Eh? Eccolo lì. Oh! Perché ci hai messo tanto? Perché è pesantissimo. Benjamin prese i pesci e li immerse nel vaso pieno d'acqua. Non abbiamo tempo da perdere, portiamoli giù al fiume. Ma dobbiamo pensare ai preparativi per la festa. La festa può aspettare, questo è molto più urgente. Egoista, come puoi pensare alla festa in un momento brutto come questo, eh? Chiedo scusa. Forza, facciamo in fretta. Intanto Giuliana, la sorella di Benjamin, era ritornata a casa. Preparerò una zuppa da leccarsi i baffi. Menta, ginepro, gelsomino, origano e funghi. Tutti ingredienti che piacciono a Benjamin e Ruggine. Oh, sono sicura di averla poggiata qui sul tavolo. Beh, è un vero mistero. Oh, se si tratta di uno scherzo è di cattivo gusto. Il vaso preso di fretta da Ruggine per salvare i pesci era la catinella che Giuliana adoperava per cucinare. Se scopro chi è stato il burlone, se ne pentirà sicuramente. E Giuliana uscì per cercare Benjamin. Ma aveva fatto pochi passi che vide Benjamin, Bruna e Ruggine con la sua catinella. Giuliana non sapeva la ragione, diciamo così, del furto. Va bene, e allora siete stati voi, eh? Guai in vista, Ruggine. Su, ragazzi, tenete duro, ancora un piccolo sforzo. Siamo quasi arrivati al fiume, così... Fermi, dove siete, ladri? Oh! Vi
Io ho preso con le mani nel sacco. Come avete potuto farmi uno scherzo simile? Tu, Benjamin, alla tua età ti comporti come un bambino. Dovresti vergognarti. Ma di che stai parlando? Sai perfettamente di che cosa parlo. Cerca di non fare lo gnorri, fratellino. Ma scusa, Giuliana, noi abbiamo solamente... rubato la catinella dalla mia cucina. Ecco che cosa avete fatto. Ridatemela ora, esigo di riaverla immediatamente. Un pesce salta dalla catinella. Oh, poverino. Forse si è spaventato perché stavo urlando. Su, da bravo, ora ti rimetto nell'acqua. Che state facendo con questi pesci? Li abbiamo trovati nel ruscello che ormai è in secca. Li stavamo portando al fiume dove c'è ancora acqua per evitare che morissero. È un'ottima idea! Ma potevate evitare di farmi credere di essere stata vittima di uno scherzo. Se me l'aveste chiesto, vi avrei dato un contenitore un po' meno pesante. Ruggine, ma non l'hai avvertito? Ecco, scusa Giuliana, ma tu non eri a casa e siccome era urgente ho preso la prima cosa che mi è venuta sotto mano. Ora capisco tutto, Ruggine, hai fatto bene. Anch'io mi sarei comportata allo stesso modo. E tutti insieme si affrettano a portare i pesci dove il fiume è ancora profondo. Ora siete salvi, pesciolini. Tanto che se fosse stato per le rane a quest'ora avrebbero fatto proprio una brutta fine. Come sei spiritoso. Ehi, guardate. Una barca scivolava sul fiume, spinta da un uomo con un lungo palo. Che strana barca? Sì, infatti anch'io non ho mai visto niente di simile finora. Dove possono averla costruita? Oh, certamente non qui, Ruggine, ma nel lontano oriente. Quello che vedi è un sampan cinese, quindi non mi sorprende che tu non l'abbia mai visto. Cinese? E come è arrivato fin qui? I cinesi hanno molta pazienza e costanza. La barca approdò e il barcaiolo saltò agilmente a terra. Era proprio un ognomo cinese. Sono Lince, piacere di conoscervi. Il mio nome è Bruna e lei è Giuliana. È un grande onore fare la vostra conoscenza. Mm-hmm. Hai da imparare dai cinesi, sono molto cerimoniosi ed educati. Se permetti mi presento anch'io, sono il giudice Benjamin e questo è il mio aiutante Ruggine. Ruggine Lince. Salve. Sono molto lieto di conoscervi. Benjamin, sono qui per darti un messaggio dalla Cina. Oh no, i nostri amici cinesi sono in grossi guai e hanno bisogno di noi. Ruggine, dobbiamo partire immediatamente per la Cina. Io andare in Cina? Non sono capace di fare tante riverenze, io. Stanno distruggendo la grande muraglia, il nostro maggiore orgoglio. E responsabili di questo sono i trolls. Oh, quelle creature sporche e puzzolenti non rispettano nulla. Scusate se manco di educazione, ma dobbiamo partire immediatamente. Il mio sampan è un'imbarcazione piuttosto lenta e ci vorranno di sicuro diverse settimane prima di arrivare in Cina. Oh, non preoccuparti, Linci, voleremo col mio cigno. Harry, così potremo arrivare al tuo paese in pochissimo tempo. Devo venire anch'io? Ma certo, è indispensabile. Oh, credo che Lincy sia stanco dal suo lungo viaggio. Sarà meglio che mangi qualcosa e si riposi prima di partire. Ma Lincy scuote no, il capo. No, grazie, Bruna. Ti ringrazio dal profondo del cuore per l'offerta, ma devo rifiutare. Mangerò e riposerò quando il nostro problema sarà stato risolto. Prima partiamo e meglio mi sentirò. Però io... Ruggine, insomma, non essere maleducato, per favore. Amore, non tardiamo, presto in Cina andiamo noi. Svelti, svelti, su, partiamo. Ruggine, devi sbrigarti. Centinaia di milioni, i cinesi sono laggiù. Hanno tante tradizioni, quante canne di bambù. Vedremo posti straordinari, usi e costumi. Ti prova un po' anche tu. Noi con Harry voleremo. In Cina
presto arriveremo. Ruggine, muoviti, pigrone. Mille e mille tradizioni scopriremo sì laggiù, e vedremo gli aquiloni carezzare il cielo blu. Vedremo posti straordinari, usi e costumi millenari. Non vedo l'ora di arrivar laggiù. Impareremo tanto e ancor di più. E per mangiar coi cinesi dovremo usar due bastoncini. Per divertirti trova un po' anche tu. Per divertirti trova un po' anche tu. Per divertirti prova un po' anche tu. Il grande cigno bianco è pronto a partire. Buon viaggio! Grazie, ciao, ci vediamo presto. Niente, nemmeno una goccia. Si parte, Harry! Agine, per rivederci! Ghiaccio! Sta per piovere. E come lo sai? Guarda, stanno arrivando dei bei nuvoloni neri. Ecco perché lo sa. Giuliana, Bruna, sta per piovere, sta per piovere! Benjamin, sono sicura che non è niente di importante. Sarà meglio occuparci dei preparativi per la festa. Non ci rimane molto tempo ormai. Sta per piovere, accidenti, sta per piovere. Ma che cosa gli è preso? Se te lo raccontassi, sono certo che non mi crederesti, Lynchy. Come vuoi tu. Ma ora guarda di sotto. Stiamo sorvolando la grande muraglia cinese. La costruirono gli uomini più di 2000 anni fa. Guardate, guardate cosa fanno i trolls. Selvaggi devono sempre far danni. Troveremo un modo per porre fine alle loro malefatte. Harry, a terra in quella radura. I trolls, i nemici degli gnomi, stanno distruggendo la grande muraglia. Per questo gli gnomi cinesi hanno chiesto l'aiuto di Benjamin, celebre in tutto il mondo per la sua saggezza. Ad accogliere gli ospiti sono venuti i genitori di Lynchy. Come stai, figliolo? Mamma, papà, ho l'onore di presentarvi il famoso giudice Benjamin e il suo aiutante Ruggie. Siamo felici di conoscervi. Siete benvenuti in Cina e grazie per essere accorsi ad aiutarci. Oh, non dovete ringraziarci, facciamo soltanto il nostro dovere. Quegli orribili mostri non fanno che spaventarci. Sì, ti capisco perfettamente, ma stai tranquilla, noi gli renderemo subito pan per focaccia. Prima di intervenire, però, dovete accettare la nostra ospitalità, è una nostra usanza. Venite da noi, vi preparerò qualcosa da mangiare, vi farò dei piatti tipici cinesi. Stupendo! Non vedo l'ora di provare la cucina cinese. Sì, viaggiare è faticoso, ma può essere gradevole. Vuoi bere un'altra tazza di tè al gelsomino? Sì, grazie. Benjamin? Sì, per favore. Papà? Grazie, figliolo. È da molto che sono arrivati qui i trolls. No, non è da molto. Come certo saprai, la Grande Muraglia è uno dei monumenti più importanti del mondo. Ci vollero molti anni per costruirla. Ci volle tanto che rimase incompiuta. Anche se non furono gli gnomi a costruirla, ma gli uomini, noi siamo affezionati alla muraglia. I bambini ci vanno a giocare e noi anziani sfruttiamo la sua ombra per ripararci dal sole. Poco tempo fa comparvero i trolls, che portarono il panico nella nostra comunità. I trolls, violenti attaccabrighe. E sentite che baccano fanno. Sono i trolls. Silenzio, non mi piace più come canti. E ammessi, capito? Sono felice. Ora ti faccio vedere. Avete visto quante scene? Prova a picchiarlo tu. Assaggialo tu il muro questa volta. Voi avete mai visto qualcuno arrabbiarsi con un muro? Deve essere uno stupido. Stupido come un troll. Cosa avete da ridere? Torno voi due. Accidenti, che capocciata. A me piace, lo trovo un rumore bellissimo. Sì, anche io. Questo muro mi ha fatto male, dobbiamo sbatterlo giù. Anch'io sono d'accordo. Pure io. Sì, ci divertiremo un mondo, adoro distruggere le cose. Distruggere e sporcare, distruggere e sporcare. Zitta! No,
dai, al lavoro! E non solo distruggono un importante monumento artistico, ma mettono anche in pericolo le nostre vite. Infatti, una pietra che cade dall'alto di un muro può essere mortale. E inoltre le vibrazioni provocate dalla caduta dei massi spaventano gli animali. È un bel disastro. Le uova degli uccelli cadono dal nido e si rompono. Gli scoiattoli non sanno più dove fuggire. E se un troll vede un gnomo, si diverte un mondo a cercare di colpirlo con una pietra. Un troll è fatto così. Pensa solo al suo divertimento, senza badare ai guai e ai dolori che provoca. Ecco, questo troll ha deciso di distruggere la casa di una famiglia di gnomi, lanciando un masso contro la cavità dell'albero dove è costruita. Ecco perché, se non troviamo subito una soluzione, quei birbanti distruggono non solo la muraglia, ma anche il bosco e, quello che è peggio, anche noi. Capisco benissimo la vostra preoccupazione. Scusatemi se vi interrompo. Ecco, la cena è pronta. Grazie. Che profumino invitante, che cos'è? Si chiama zuppa di soia, Ruggine. È fatta con germogli di soia, uova di rondine e funghi. Com'è appetitosa. Se è così appetitosa, perché non la mangi? Non ci sono le posate, solo dei bastoncini. Siamo in Cina, Ruggine, e qui si mangia coi bastoncini, non con le posate. Ruggine è in difficoltà. Come si fa a mettersi in bocca la testa rotonda di un fungo con due bastoncini? Osserva bene come tengo i bastoncini e come muovo le dita. Sarà anche facile, ma non fa per me. E Ruggine usa le mani. Proprio squisito. Benjamin è contento di trovarsi tra amici, ma è molto preoccupato. Lynch, ti devo confessare che ho passato tutta la notte sveglio per cercare di trovare una soluzione al problema. Ma non purtroppo per ora non ti sono giunto a nessuna conclusione. Ne sono certo. Ma io ti conosco benissimo, lo so che prima o poi ti verrà in mente qualcosa. Anch'io lo penso, ma spero che non sia troppo tardi. Ehi, ma che c'è laggiù? Non lo so. Quattro gnomi stanno desolati attorno a un aquilone distrutto. In Cina gli aquiloni sono grandissimi, di tutti i colori. Questo ha la forma di un drago. Cosa succede? Non funziona l'aquilone? Ce l'hanno rovinato i trolls. Ci stavamo divertendo tranquillamente con l'aquilone quando tutto a un tratto sono arrivati coi brutti e ce l'hanno rotto. Ma come si fa a divertirsi prendendo a sassate un aquilone così splendido? Comunque la cosa importante è che a voi non sia successo niente. Anch'io sono d'accordo con Benjamin. L'aquilone si può sempre aggiustare o se ne può fare uno nuovo, giusto? Ho trovato la soluzione. Su, spiegati. So finalmente come disfarci dei trolls. Costruiremo un drago come quelli che utilizzate nelle vostre feste. Ho bisogno di molta carta, cartone, legno e della collaborazione di tutti gli gnomi della comunità. Poco dopo... Bravo, Lynchy, ottimo lavoro. È davvero magnifico. Guarda, i mastri artigiani hanno finito anche la testa. Ho paura, se non sapessi che è di cartone sarei già scappato. Credete che potrà funzionare? È perfetto, adesso non ci rimane altro che portarlo alla muraglia e mettere in azione il mio piano. Andiamo. Ragazzi, che meraviglia. Sulla cima della muraglia ondeggia minacciosamente un enorme drago nero con la bocca irta di denti spalancata e la criniera gialla e rossa. Ed ecco che arrivano i trolls. Ma insomma, conosce soltanto questa canzone? Sì, Uli, so solamente questa. Abbassiate, guardatela. Che cos'è, Uli? Che cos'è? Su, andiamo a vedere. E con molta curiosità e un inizio di paura, i trolls si avvicinano al grande drago. È enorme. Per me è già morto. Sarai morto, E una scarica di pallottole di legno esce dalla bocca del drago colpendo i trolls. Ora mi mangerò qualche troll per colazione. No, non ci mangiamo. Siamo buoni. Facciamo schifo. Non mi importa, vi mangerò perché volete distruggere la mia grande muraglia. Vi mangerò tutti e quattro. No. Faremo tutto quello che vorrai. È la verità? È la verità. Qualunque cosa te lo promettiamo, sì. E va bene. E allora, se metterete a posto le pietre che avete tolto dalla muraglia e poi ve ne andrete con la promessa di non ritornare mai più, è possibile che vi risparmi la vita. Io e i miei fratelli te la rimetteremo a posto, te la lasceremo come fosse nuova. Sì, e poi ce ne andremo e non torneremo mai più. Sì, proprio così, sì. I trolls fanno a gara per rimettere a posto le pietre della muraglia. Benjamin è molto contento di sé. La parte del drago l'ha fatta benissimo. Guarda come lavorano. Con questo ritmo non solo ripareranno la muraglia, ma finiranno anche la parte che gli uomini non hanno terminato.
È vero, grazie a voi due quest'anno la festa del drago sarà una festa speciale. I trolls lavorano a più non posso. La paura fa degli strani scherzi, ragazzi? Bene, ora andatevene via di qui e non fatemi vedere mai più! E adesso che i guai sono passati, comincia la festa! Sentite che fuochi artificiali! E non hai avuto paura? Oh, io non ho paura dei trolls! Ma Ruggine, sono creature orribili e spaventose! È solo l'aspetto, ma poi ti accorgi che sono così stupidi che è facile imbrogliarli! Non ho parole per esprimervi la nostra gratitudine. Avete fatto veramente un enorme favore ai vostri fratelli cinesi. Non dovete affatto ringraziarci. Io e Ruggine abbiamo solo fatto il nostro dovere. Anche voi avreste fatto lo stesso per noi. La nostra festa durerà per tutta la settimana. Vi fermerete, spero. Mi dispiace, Linci, ma ho moltissime faccende da sbrigare nel mio paese e dobbiamo partire immediatamente. No, no, chiedi. E allora quando avete... Scusami, Ruggine, ma dobbiamo partire. Così presto? Scusate, ragazze, devo andare. Arrivederci. Sì, anche le cose belle finiscono. Ruggine deve lasciare le sue nuove amiche cinesi e, appollaiato con Benjamin sul cigno Harry, fa ritorno a casa. Ma sentite questo rumore? Sì, è proprio pioggia. Barbacco, che diluvio! E io te l'ho detto che pioveva. Ciao, siamo arrivati. Accidenti, che acqua! Non ha smesso di piovere dalla vostra partenza. E così addio festa. Io arrivo dalla festa migliore che esista, che è quella di poter aiutare il prossimo. I cinesi sono persone molto educate e ospitali e le ragazze sono meravigliose. Oh, Ruggine! Volevo dire che sono molto educate e ospitali, ma stavo aggiungendo che nessuna è bella come te, Bruna. Ruggine, sei incorreggibile. E ora si torna al lavoro, Ruggine. Dunque, qual è la prima cosa all'ordine del giorno? La prima cosa è dire alle rane di smetterla di gracidare. Slit voice!